sono ritrovato a casa a non far nulla e mi sono chiesto cosa avrei potuto fare per aiutare la mia comunità in questo periodo, pur non avendo le competenze sanitarie. E poi mi sono ritrovato catapultato in questo mondo. Ovviamente la mia famiglia è preoccupata perché, soprattutto all'inizio, non sapevano cosa andassi a fare. Ho dovuto dirlo anche alla mia squadra, giustamente, perché ancora allora non si sapeva se saremmo dovuti tornare ad allenarci o meno, e avendo appunto l'approvazione della mia famiglia e del mio lavoro, io ho continuato dritto senza avere pensieri. E ti dirò, la paura ovviamente c'è, soprattutto all'inizio c'è stata, anche perché davvero le prime volte che entravo nei reparti di malattia infettiva, se le persone vedessero quello che vedo io prima di uscire di casa, anche solo per portare fuori il cane, ci penserebbero non due, tre, ma anche 10-20 volte. Ho visto tanti giovani in condizioni pessime, vedo l'ora di ricevere un placcaggio, di fare un placcaggio, mi manca il contatto fisico in quel senso. Il rugby è la mia vita, il mio lavoro, la mia passione, quindi non aspetto altro che tornare su un campo di rugby e poter di nuovo fare quello che sono abituato a fare. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.